Abbiamo con noi Basilio Fioriglio, ex presidente del Consiglio, consigliere comunale. Si arrabbia quando lo chiamano ex presidente del Consiglio, però in molti gli riconoscono un'attività piuttosto, diciamo, ottimale quando è stato a capo del Consiglio comunale. E Basilio, perché attacchi sempre la stampa? Dici che la stampa è di regime, o meglio, non lo fai ufficialmente, ma me lo dici fuori dalle telecamere. Allora, dillo dentro la telecamera. La stampa ha un ruolo Ti prego di superiore. parlare più alto perché abbiamo mezzi scarsi. Agostini, la stampa è superiore alla politica. La stampa è al servizio della città, come la politica, chi la intende come me la politica. Quindi non deve portare all'esterno le istanze o quello che ritiene di portare, deve portare tutto, perché non è che la stampa rappresenta una parte politica. Io non attacco la stampa. Attacco quella stampa che si limita a riportare le notizie che sono di una parte politica e non di tutte, perché non ha nessuna importanza chi sbaglia o chi fa bene o chi indovina, saremo sempre giudicati. Ovviamente voi dovete aiutare a portare all'esterno quello che accade nelle stanze. Ma non pensi che sia anche un problema vostro che non riuscite a fare comunicati stampa? Insomma, tutto il centrodestra è diviso, uno dice una cosa, uno un'altra, quindi cioè, tutte le cose che arrivano noi le pubblichiamo, quindi probabilmente le cose vostre non arrivano. No, non mi riferisco, io quando parliamo di stampa e di cose che non vengono portate, non a quelli che vengono riportate perché con fogli scritti, ma mi riferisco a quello che viene interpretato nelle aule, come l'aula del Consiglio Comunale, dove nel Consiglio Comunale purtroppo non avendo una microfonia, non avendo una valenza esterna perché non vengono riportate né da televisione, né dal radio, siete voi a portare all'esterno, perché purtroppo i cittadini presi da tante problematiche non vengono nell'aula comunale, anche per altri motivi, che la caduta della politica, l'interesse dei cittadini ha fatto sì di lasciarci soli, e quindi soli significa lavorare in solitudine. Basilio, ti chiedo sempre questa velocità di risposta così riusciamo a parlare di più cose. Innanzitutto, due tuoi cavalli di battaglia, SP4 e SIACE, in 30 secondi a testa. SP4, giorno 21, il Presidente ha accolto la mia richiesta di invitare i due consigli comunali di Aidone e di Valvernera perché il problema si è riportato di nuovo alla ribalta e perché questa volta non ci siano più né ma né, perché deve essere risolto. Da chi che sia la competenza ad intervenire non ha importanza, purché si intervenga. SIACE. SIACE sono in attesa di conoscere se la causa è stata riassunta o è stata riproposta ex novo, tenuto conto che il giudicato della Cassazione non si perde e che quindi si può far rivalere anche in un'altra sede di giudizio. Basilio, tu sei stato eletto nell'MPA, hai preso come al solito, come ogni volta che ti candidi in consiglio comunale, un bel po' di voti. Adesso dove sei collocato? Cioè Basilio Fioriglio, che è un uomo di centrosinistra, che per un po', per motivi diciamo legati alle contingenze, è stato col centrodestra, adesso come ti trovi in questo Consiglio Comunale dove soprattutto l'opposizione è un poco sgangherata? Ma perché dico che non dobbiamo porci sempre a parlare di opposizione? Il Consiglio Comunale, il sottoscritto, dato che nella fattispecie la domanda la rivolge a me, no, innanzitutto non è funzionante a nessuno, è funzionante alla città. Quando tu mi dici che sono stato eletto nell'MPA, sì è vero, ma nell'MPA era un movimento, non era un partito, quindi il sottoscritto che veniva dal centro-sinistra per i motivi che ben la città conosce e che tu personalmente più degli altri, non poteva ricollocarsi in quella situazione, tenuto conto che il sottoscritto, in onore e in referenza alla politica, si era dimesso da Presidente del Consiglio, nonostante poteva continuare, proprio per far sì che ci fosse quel turnover che i partiti dicono che avevano deciso prima che io mi insediassi. Un pregio e un difetto dell'amministrazione guidata da Carmelo Nigrelli. È quello della chiusura, di non partecipare, di non preventivare con nessuno, né con la stessa maggioranza che rappresenta, né tantomeno con me che soltanto in aula ci incontriamo e ho la possibilità di chiedere qualcosa esercitando il mio ruolo di ispezione. Ma almeno una cosa positiva questa amministrazione ce l'ha. Ma la positività è quella che non, scusi, non ne trovo positività, assolutamente.
Quindi ritieni che questa amministrazione non. Ma dicono che c'è tante, tante situazioni in atto, ma io una ancora che sia stata realizzata non la vedo. Mi farebbe piacere, perché non è che io sono contrario all'amministrazione, perché se l'amministrazione fa bene alla città, io mi congratulo con questa amministrazione, nonostante non è la mia stessa parte politica. Tu che sei uno spettatore attento della politica, oltre che uno che la fa, come vedi in questa fase il Partito Democratico che tra 4 giorni dovrebbe celebrare il congresso, ma non se ne è accorto nessuno? Non porto nessuno perché già di sé mi stranizza come un partito organizzato non abbia, a seguito delle dimissioni del segretario uscente Ticano, non abbia nominato un commissario. Da questo si deduce tutto, che lo stesso partito non ha voluto, e tra l'altro è necessario che ci fosse una parte giuridica che potesse traghettare al congresso per far sì che il coinvolgimento che c'era stato con l'elezione dei 109, non ricordo 101, facendo parte del direttivo, si dessero delle risposte a questi signori che all'epoca furono scomodati e con tanto ardore iniziarono questa nuova fase politica. Mentre non portare all'esterno ha un significato che io sinceramente da politico, come tu mi sottolinei, spesso non mi rendo conto come è possibile che a distanza di 4 giorni c'è un silenzio assoluto, ma questo silenzio si aggiunge anche il silenzio dall'altra parte politica che è il centrodestra. Che io ricordo che quando si dovevano celebrare i congressi, a parte che per un fatto anche di stile politico venivano invitate tutte le parti politiche, anche gli indipendenti, per concorrere, per far sì di dare, di rappresentare il nuovo programma politico. Questo è un segnale che tra l'altro lo leggo gravissimo per la città, perché non voler rappresentare il partito di maggioranza alla città, qual è il nuovo programma, qual è l'indirizzo che sarà dato a questa amministrazione in quanto viene rappresentata dal sindaco Di Crelli, da questo partito, sconosco e la città non conosce e non mi rendo conto come è possibile che possa governare il sindaco Di Crelli senza un partito che le ha dato quel programma e che tra l'altro dovrebbe rinnovare questo programma ora a seguito del nuovo congresso. Consigliere Fioriglio, l'ultima domanda. In conferenza dei capigruppo, su 20 consiglieri siete ben 10 capigruppo. Ogni volta che fate una conferenza dei capigruppo, le casse comunali perdono dai 600-700 euro. Ma non pensi che siano troppo esagerati 10 capigruppo in un consiglio comunale di 20, soprattutto in un'opposizione dove su 10 consiglieri comunali circa 8 sono capigruppo? No, forse Agostino non si è informato. La Conferenza dei Capigruppo è formata solo da 6 consiglieri e non da 10, che da ogni consigliere rappresenta Come una da sé. parte politica. 6 consiglieri, 10, io non so chi mette in giro questi No, ma numeri, assolutamente non esistono, possiamo anche nominarli uno per uno e io la vedi che forse nominiamo. nominiamo il consigliere Falcone, il consigliere Fioriglio, il consigliere Venezia, il consigliere Gagliano, il consigliere Piccicuto. E basta, forse ora Consigliere sono 5. Fioriglio, sono sei. L'ho detto. Il nuovo consigliere che è entrato, che si chiama, E Ingardona. sono sette. Sei con No, Ingardona. sette, Sei sette. con Ingardona. Vabbè, lo vediamo comunque. Ho sette, secondo me sono di Sei, più, perché poi sì. c'è anche il vicepresidente del Consiglio che No, partecipa. ma il vicepresidente del Consiglio E partecipa, partecipa come prende. nella presidenza, fa parte dell'ufficio di presidenza il E quindi sono vicepresidente del 8-10. Consiglio. Le presenze dicono Sono sempre sono 8-10. 6, il vicepresidente partecipa come componente Quindi tu dell'ufficio di pensi che sia una cosa presidenza. normale? No, è Ora. un fatto di rappresentanza politica, non è che è normale. Tra l'altro non è che noi improvvisamente cambiamo lo statuto o i regolamenti del Consiglio Comunale. Per poterli cambiare è il Consiglio Comunale che li cambia. Quindi non è un problema di spesa. Io, quando si parla di collegialità, di partecipazione, è un fatto sempre positivo perché si dà più possibilità di dialogo e di portare nuove istanze, nuovi programmi che possono far bene alla città. Va bene, scusa per quest'ultima domanda, sono un po' in ritardo, però insomma, ora No, ma andiamo a come prendere un se caffè. no, questo fatto che all'esterno si parli No, ma è come sempre di un fatto di economia, i consiglieri comunali non vanno in consiglio per il gettone di presenza, finiamola con questo. È un fatto estremamente grave che si continua a macellare su questo fatto. I consiglieri comunali svolgono quel servizio e se le norme legislative dicono che non devono prendere il gettone di presenza, stai tranquillo che, almeno per quanto mi riguarda, e conosco tanti altri colleghi, rinunceremo al gettone di presenza. Va bene, ti ringrazio con questa ultima dichiarazione. Salutiamo il consigliere Basilio Figlio per la sua disponibilità. www.agostinosella.it